Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci si cambia con calma. Buongiorno ragazzi, e ci andiamo a prendere un cappuccino da sport, ormai solo da sport, è già qualcosa comunque, eh. Ma se vi dico che tra una brioche e il protein cookie, io preferisco quasi di più il protein cookie, voi mi credete? O pensate che vi sto dicendo una cretinata? Vabbè, fra un po' ci facciamo il workout ragazzi, quindi un caffettino e una barrettina proteica direi che ci sta. E poi fra un'oretta si va. In pratica voi mi avete solo visto mangiare finora, ma ovviamente sono passate 4 ore da quando ho fatto colazione. Tra l'altro che giornate sta facendo ragazzi? Cioè siamo a metà novembre, eh? Incredibile. Comunque vedete, oggi vi faccio un video molto parlato, tranquillo, con calma. Non per forza quelle cose. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, Salti, fai, balli, ma cioè perché? La vita reale non è che uno si mette a parlare così, no? Credo. Tranquillo, un attimo di calma, fai le tue. Adesso, anche per cambiarci, con calma, ci cambiamo, iniziamo, non c'è bisogno di fretta, ci si cambia con calma. Vabbè, in questo caso abbiamo fatto un attimo di fretta, comunque iniziamo con l'allenamento. L'ho messo qua raga, ci sta, dai, c'era solo l'orologio, là c'è la maglia, di qua c'è il poster di Vegeta, devo dire che ci sta. Figo, figo. Allora, facciamo così. Mentre io faccio scongelare un po' lo Yulti che mi mangerò dopo, voi vi guardate la condizione. Beh ragazzi, come avete potuto vedere, sicuramente iniziano a vedere un attimino di più le linee che tagliano i fianchi, qualcosina in più di addome. Ovvio che io l'addome bene in vista o scendo tanto di peso come ero quest'estate. Poi come metto già, non dico 2, ma 3-4 kg, praticamente sparisce tutto, ma lo so, è così, è la mia genetica, va bene. Però sta procedendo tutto bene, sono a 2400 calorie nei giorni come oggi, che mi alleno, e 2100 nei giorni off, che per carità, paragonati a, se penso che ero a 3200 calorie, sono tante 1000 calorie in meno, comunque 800 diciamo, però non è pochissimo per una persona comunque di statura media, un peso diciamo medio, ecco come me. 2400 calorie ti permettono di giostrarti qualche cibo un pochino magari al di fuori, ecco,
da, o comunque più calorici, neanche tanto al di fuori, perché alla fine io poi mangio bene o male cose che possono tranquillamente rientrare in una dieta che può essere considerata sana. Però ecco, ad esempio, un gelatino, vabbè, in questo caso lo Yulti, oppure non lo so, un risotto un po' più saporito con la salsiccia, per esempio, che dà subito una bella botta di calorie, in 2400 calorie riesci a farla rientrare, ok? Certo che quando scendi al di sotto delle 2000, come facevo in passato, diventa difficile, o se ti concedi una cosa un po' più buona calorica, vuol dire che tutto il resto del giorno rimani veramente a piedi, cioè nel senso che non puoi concederti nulla di un attimino più goloso, ecco. Quindi tutto sommato non sto soffrendo questa cosa qua e va benissimo, perché vuol dire che innanzitutto la norma calorica si trova molto più alta delle 2200 in media, diciamo, che sto mangiando 2003, ma siamo magari sulle 2007, diciamo, non lo so, poi si vedrà, adesso è tutto anche, sono tutte prime fasi, prima mini fase di pulizia all'inizio del coaching, poi prima mini fase di massa, adesso prima fase di un mini cut, quindi diciamo che più vai avanti più capisci dove ti trovi, ecco, e diciamo che avere una norma calorica per me da 2000 e mettiamo anche 700 calorie non è male, cioè credo che un anno fa non ci avrei creduto e ci avrei messo la firma col sangue, ecco, per averlo. Quindi per il momento stiamo continuando così, vediamo fra una decina di giorni. Adesso questa foto, la condizione è di 3 giorni fa più o meno, comunque siamo lì, sto continuando a scendere un pochino. E quindi niente, continuiamo così. Ragazzi, io cosa vi devo dire? Se vi devo consigliare una cosa, cioè di riuscire a inserirvi un qualcosina che vi piace durante tutta la giornata, fatelo sempre, lo dirò alla morte, lo dirò alla noia, perché è quello che non vi fa mollare la dieta. Quindi ragazzi, se voi riuscite, avete comunque un introito calorico abbastanza decente, appunto sopra le 2000 calorie, mettetela quella cosina in più che secondo magari finora, non so se avete letto qualcosa su internet o qualche video vi dice no, però non è tanto consigliata, ragazzi, mettetevela, se a voi fa piacere mettetela dentro la dieta, che non succede nulla. Ragazzi, come al solito, noi ci vediamo in un prossimo video, grazie a tutti di aver guardato, ciao ciao.